Una donna ottantenne è quasi stata fatta scendere da una nave da crociera di lusso, ma il personale si è pentito immediatamente delle sue azioni. Il motivo ha sconvolto i passeggeri e siamo sicuri che lascerà anche voi a bocca aperta. Edith Marshall era una donna ottantenne che aveva sempre desiderato partire per una crociera di lusso. Purtroppo non aveva mai avuto l'opportunità di intraprendere un viaggio simile durante la sua giovinezza, perché non aveva mai avuto il capitale necessario per affrontarlo. Le crociere di lusso possono costare decine di migliaia di dollari a passeggero, ed Edith non aveva quella cifra a portata di mano. Per anni si era limitata quindi a leggere delle belle crociere intorno al mondo e a guardare i programmi televisivi in cui persone molto più fortunate di lei salivano sulle navi più grandi e belle in circolazione, pronti a viaggiare verso mete esotiche e rilassanti. Ogni volta che vedeva una nave in televisione andava a sbirciare i prezzi medi delle compagnie locali, ma era sempre costretta ad abbandonare il suo sogno per via dei costi proibitivi delle crociere. Edith non era una donna indigente, ma non poteva permettersi di spendere cifre da capogiro per pochi giorni di vacanza. Vivendo in Florida, aveva accesso a numerose spiagge con acque cristalline e poteva sempre godere di un clima mite e soleggiato. Tuttavia, quei panorami deliziosi non potevano competere con l'emozione che le avrebbe dato una crociera. Ma col passare degli anni e col peggioramento progressivo dell'economia globale, Edith si è rassegnata all'idea che non sarebbe mai riuscita a realizzare il suo sogno nel cassetto. All'improvviso, però, qualcosa è cambiato. Suo marito è venuto a mancare in modo inaspettato. Edith era devastata, ovviamente, poiché aveva passato 61 anni al suo fianco e aveva sperato di poterne vivere tanti altri. Tuttavia, l'avvocato di famiglia le ha fatto sapere che aveva diritto ad incassare la polizza della sua assicurazione sulla vita. Il denaro non le avrebbe mai restituito suo marito e non avrebbe potuto riempire il vuoto che la sua scomparsa le aveva lasciato nel cuore, ma le avrebbe permesso di togliersi quegli sfizi a cui aveva dovuto rinunciare per tutta la vita, come una crociera di lusso. Edith avrebbe voluto intraprendere quel viaggio con suo marito e sapeva che avrebbe sentito terribilmente la sua mancanza a bordo della nave, ma era altrettanto sicura che quell'esperienza le avrebbe permesso di distrarsi almeno per qualche giorno dalla sua improvvisa solitudine. Così, la donna ha prenotato una crociera e si è presentata al porto d'imbarco per salire a bordo. Da vicino la nave era ancora più bella e imponente di quelle che aveva visto in televisione. A bordo c'erano diverse piscine, sale da ballo, casinò, negozi assortiti, cinema e ristoranti stellati. Avvicinandosi, Edith ha sentito il cuore battere a mille. Allo stesso tempo, però, si sentiva intimorita. Non era mai andata in vacanza senza suo marito e il peso degli anni cominciava a farsi sentire. Non era sicura che si sarebbe trovata a suo agio durante quella vacanza, ma ormai era in ballo e doveva ballare. Il porto di Miami brulicava di persone. Sembravano tutte accompagnate, chi dalla famiglia, chi dal proprio partner, chi dagli amici. Edith sembrava l'unica passeggera solitaria. Tutti sembravano disinvolti e sicuri di sé, come se sapessero esattamente dove andare e cosa aspettarsi, come se l'avessero già fatto altre migliaia di volte. Edith si sentiva come un pesce fuor d'acqua. Quella era la sua prima crociera e sarebbe stata anche la sua prima volta fuori dai confini della Florida. Guardandosi attorno, ha scandagliato la folla alla ricerca di qualcuno che sembrasse perso quanto lei, ma non ha trovato nessuno. All'improvviso ha sentito suonare una campanella e le persone si sono disposte in due file. Una delle due era piuttosto lunga, mentre l'altra contava poche persone. Ignara della differenza tra le file, Edith si è accodata alla più vicina, ovvero la più lunga. Ad ogni passo il suo bagaglio sembrava sempre più pesante. Edith ha sporto la testa fuori dalla fila per capire cosa stesse succedendo e ha notato che le persone davanti a lei stavano passando attraverso un metal detector. Quando è arrivato il suo turno, un suono assordante le ha stordito le orecchie. Era scattato l'allarme. Imbarazzata, l'ottantenne, è dovuta uscire dalla fila per permettere agli addetti della sicurezza di perquisirla con un dispositivo manuale. Le persone alle sue spalle hanno iniziato a borbottare, infastidite dall'attesa. Ed Edith ha sentito diversi commenti denigratori rivolti a lei. Gli addetti hanno scoperto quasi subito la causa dell'incidente, un mazzo di chiavi nella tasca del cappotto. Edith si era completamente dimenticata di averle messe lì. Era così abituata a tenerle a portata di mano che non aveva nemmeno pensato di controllare le tasche prima di passare attraverso il metal detector. Le persone in fila hanno sbuffato quando gli addetti alla sicurezza le hanno restituito le chiavi con l'avvertimento di fare più attenzione. Edith aveva pensato di poter fare amicizie a bordo della nave, ma sembrava che la vacanza fosse partita col piede sbagliato.
La vecchietta ha ripreso il suo bagaglio e si è avviata verso l'ostacolo successivo, il tornello dove avrebbe dovuto mostrare il suo biglietto. Un addetto alla sicurezza ha studiato con attenzione il foglio prima di chiederle se fosse davvero la signorina Edith Marshall. L'ottantenne ha risposto di sì e le ha mostrato il suo documento d'identità per dimostrarlo. L'addetto alla sicurezza ha chiesto l'intervento di un suo superiore, che ha controllato a sua volta il biglietto e il documento prima di squadrare Edith con aria scettica. Qualcosa non andava. Imbarazzata, Edith si è accorta che stava di nuovo bloccando la fila e che le persone alle sue spalle avevano ricominciato a borbottare infastidite. La poveretta è arrossita come un peperone e ha chinato la testa. Stava cominciando a pensare di aver commesso un terribile errore prenotando quella crociera. Dopo un'attesa interminabile, l'addetto alla sicurezza l'ha invitata a salire a bordo, ma le ha spiegato che aveva scelto la coda sbagliata. Edith aveva atteso il suo turno con i passeggeri ordinari, mentre il suo biglietto la inseriva di diritto nella cerchia ristretta degli ospiti premium. La donna in fila dietro di lei si è lamentata a gran voce, affermando che una donna sola e anziana come lei non avrebbe dovuto avere la possibilità di prenotare e occupare una suite premium. La donna ha insultato anche i vestiti e la valigia di Edith, così vecchi e malandati e fuori luogo in quell'ambiente patinato. L'ottantenne era mortificata e imbarazzata e ha chiesto scusa all'addetto alla sicurezza con aria sommessa prima di spostarsi verso la fila giusta. Ma era passata dalla padella alla brace. In quella coda le persone erano vestite in modo ancora più elegante e l'hanno squadrata dalla testa ai piedi chiedendosi cosa ci facesse una vecchietta malandata come lei nella loro fila. Edith si è rimproverata mentalmente per non aver indossato il vestito buono e ha attraversato il ponte con la testa china, sperando di mimetizzarsi con le balaustre della nave. Ora doveva trovare la sua stanza. Edith ha chiesto ad un inserviente dove potesse trovare la suite, ma l'uomo si è limitato a guardare i suoi vestiti dozzinali con aria disgustata e l'ha indirizzata verso le camere più economiche. Mentre vagava confusa per i corridoi infiniti della nave, Edith ha incrociato un'altra dipendente e l'ha sentita parlare di lei con una collega. «Adesso facciamo salire anche i vecchi decrepiti a bordo delle nostre navi. Secondo me dovremmo farla scendere subito», ha borbottato la donna. L'altra ha risposto che probabilmente aveva vinto il biglietto in una riffa organizzata dalla parrocchia, perché non poteva aver certo saldato il conto con la sua misera pensione. Mortificata dalle loro parole, Edith non ha potuto fare a meno di scoppiare a piangere. L'ottantenne si è nascosta dietro una colonna e si è accasciata sulla valigia. Gli altri passeggeri della nave camminavano velocemente nel corridoio, incuranti della vecchietta in lacrime e disperatamente bisognosa di aiuto. Quella vacanza era molto diversa da quello che si era aspettata. All'improvviso però un marinaio di mezza età si è accorto di lei e si è avvicinato per chiederle se avesse bisogno di una mano. L'uomo si è inginocchiato davanti ad Edith e così facendo ha notato una vecchia fotografia che le era scivolata dalla tasca quando si era seduta sulla valigia. Il marinaio l'ha raccolta e gliel'ha restituita. «Deve essere una persona importante se porta sempre la sua foto con sé», le ha detto con dolcezza. Edith ha sorriso per la prima volta nella giornata e gli ha risposto che il bambino nella foto era suo figlio. Ormai era un uomo adulto ed era diventato un capitano, per la precisione il capitano di quella nave. Le due inservienti che avevano denigrato la povera Edith hanno sentito le sue parole e sono rimaste pietrificate sul posto. Possibile che quella donna fosse davvero la madre del capitano? Era vestita in modo blando e aveva l'aspetto di una persona capitata nel posto sbagliato al momento più sbagliato. Ma quando Edith ha iniziato a raccontare la sua storia, hanno capito subito che stava dicendo la verità. Ora, mortificati per il modo in cui avevano trattato quella povera donna, diversi inservienti si sono offerti di accompagnarla alla sua stanza o addirittura sul ponte principale per incontrare suo figlio. Edith ha accettato la loro proposta e quando il capitano l'ha vista avanzare verso di lui, le è subito corso incontro per un abbraccio affettuoso. Edith si è commossa un'altra volta. Era felice di vedere suo figlio, ma anche triste di non poter condividere quel momento speciale con suo marito. Il capitano della nave si è assicurato che la sua mamma avesse sempre a disposizione tutte le comodità che la crociera poteva offrirle e ha fatto una bella lavata di capo agli inservienti che l'avevano trattata con sufficienza. Non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina, e la storia di Edith è l'esempio perfetto di questa gran verità. Voi come avreste reagito se aveste visto degli inservienti denigrare una povera vecchietta in difficoltà? Ditecelo nei commenti.
Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.